Dove siete, italiani a New York? Dove siete? Cari amici di Piazza Square, oggi è un grande giorno perché mi sono svegliato a Manhattan. Aspettate un secondo, cosa ci faccio a New York? Ho provato a realizzare un piccolo sogno che avevo da tempo e che mi terrorizzava. La missione era quella di radunare tutti gli appassionati della lingua e cultura italiana dall'altro lato del mondo, passare una giornata insieme e finalmente conoscere nel mondo reale tante persone con cui avevo solamente parlato sui social. Non riesco ad incontrarne nessuno. Mi sono reso conto immediatamente che una cosa è una visualizzazione, un'altra cosa è pretendere che la gente venga fino a New York a passare l'intera giornata a farmi conoscere il grattacielo più figo per fare un aperitivo. Grattacielo. C'è qualche pazzo che verrebbe? Secondo me no, questa cosa mi ossessionava. Nonostante le insicurezze, ho fatto i biglietti, ho preso un aereo ed eccoci qua. Camminare per le strade di Manhattan è un'ispirazione continua. La sensazione è veramente quella di essere al centro del mondo. E c'è un sacco di cultura italiana. In un mercato del centro, le zeppole italiane, cari amici, le zeppole. Ci sarà con noi anche un ospite super amato di questo canale. Ci incontreremo in una delle piazze di questa città super frenetica. Se sono uscito dalla mia zona di comfort e ho provato a organizzare questo incontro a più di 6500 km di distanza, e anche grazie al nostro ospite. No, ma dai zio, che dici? Non lo so zio, non sono tanto convinto, non voglio fare sta figuraccia. Basta farti le paranoie, vedrai che sicuramente qualcuno verrà. Oh, nel caso peggiore mi prenderò una pizza con lui e a quel paese il video di questo incontro. Però se state guardando questo video significa che qualcosa è successo. Che cosa vi aspettate? Ho qui la bandiera italiana per essere facilmente riconoscibile. Ma come prima cosa andiamo a cercare Tom. So che a Tom piacciono tanto i parchi, sicuramente lo incontrerò qua a Madison Square. Eccolo qua ragazzi. Uela uela raga, come state? Ciao. Come stai, grande zio? Ciao, grande, tutto a posto. Come state ragazzi di Piazza Square? Che cosa facciamo oggi Tom? Facciamo un bel meetup qua a New York, italiano, inglese, sarà una figata proprio. Abbiamo invitato tutti gli appassionati della lingua e della cultura italiana qui a New York. Faremo due chiacchiere e poi andremo a prenderci un bel aperitivo italiano, esatto. O no? Ma certo italiano, come no? Saremmo stati circa un'ora a girare per Manhattan parlando solo italiano per farci sentire dalla gente. Ovviamente da qualche giorno usavamo i social per vedere se riuscivamo a tirare su un bel gruppetto. Abbiamo fatto le varie storie, ciao amici, guardate che siamo qua, eccetera eccetera. Finché... Guardate qua che spettacolo, siamo a New York, i nostri amici stanno cominciando ad arrivare. Non ci potevo credere, questo incontro interessava davvero a qualcuno. Conosciamo un po' gli amici che sono venuti a trovarci in questo fantastico meetup sulla lingua e cultura italiana. Tutte le persone che arrivavano erano americane con la passione per l'italiano. Sei americano? Sì, sono nato in New York. O italo-americani? Ciao, ciao. My family è siciliani. Sono di New York, sono nato in Italia, Basilicata. E tutti avevano una gran voglia di parlare italiano. È veramente bello vedere altri italiani o altri italiani americani qua. I miei nonni erano italiani, amo tutte le cose italiane, la lingua, l'arte, il cibo. È divertente parlare italiano con altre persone, dai. Tutti si vergognavano di essere intervistati, ma diciamo che non ho lasciato loro molta scelta. Sei un appassionato della lingua italiana? Eh sì, un grande passione per questa lingua, per questa cultura, per tutte le cose italiane. Sei contento di aver incontrato delle persone che parlano italiano oggi qui, sì, a New York? Sì, sì, è fantastico. C'era anche una signora dolcissima di più di 80 anni. Mi chiamo Christine. Christine ha iniziato a studiare italiano per parlare con i nipoti in Italia. Ho famiglia, un piccolo bambino, voglio parlare con i ragazzi. Purtroppo le viene difficile esercitarsi in italiano perché non conosce tante persone che lo parlano. Non conosco persone di pratica che parlo con me. Però ha trovato Tom online e ha iniziato a prendere lezioni con lui. Tramite Tom è venuta a questo incontro ed ha conosciuto tante persone di New York che condividono la stessa passione. Che cosa pensi di questo evento? Voglio fare ancora because this is wonderful. A questo punto ho realizzato che l'incontro andava al di là del mio uscire dalla zona di comfort. Listen to you, to him trying. This is wonderful, bella. Benissimo. Questo era davvero utile a qualcuno. Meraviglioso, molto divertente. Ho incontrato Carlo per la prima volta e benissimo. Le persone non vedevano l'ora di raccontare la loro storia e quanto fosse importante il legame con la lingua italiana. Tu sogni di vivere in Italia o vorresti rimanere negli Stati Uniti? Sì, è un sogno di vivere in Italia. Voglio viverci e dire oh, sono di qua. Non dire oh, sono qua per vacanza e io devo tornare a casa tipo tra due settimane. No, voglio vivere in Italia. È come se l'aver caricato più di 300 video su YouTube finalmente cominciasse ad avere un senso. Sa parlare pure dialetto, quindi parliamo spesso di questo. Non mi aspettavo per niente che i nostri amici americani apprezzassero così tanto i video
meglio sui dialetti. Conosci il dialetto italo-americano? No, qual è? Gli immigrati italiani sono andati in America, hanno parlato questo misto di dialetti meridionali con l'inglese, ovviamente. Qual è il dialetto, la lingua regionale che conosci? Napoletano. La lingua napoletana, guaglio. Non lo so. Venga piglia, l'aggio è messa in coppa lo tavolo. Vieni qua, vieni qua. Effettivamente questa cosa ha senso, perché il dialetto è la lingua che i nonni parlavano a casa. Tu parli italiano a casa con la tua famiglia? Sì, con la famiglia. Italiano è anche un po' di napoletano, che è un dialetto napoletano. È la lingua del cuore e mi vogliono raccontare alcune chicche. Per esempio, invece di the dog eats the cake o il cane mangia la torta, si dice udogu mangia la checca. Oh, fantastico. Non andare all'ustoro, che sarebbe il allo supermercato. Certo. Sai quante volte mia nonna ha detto vado allo storro? Cioè, mo abbiamo la conferma. È incredibile, in Italia in tanti pensano che i dialetti dividano. Quando si dice gabagool, che è capocollo, gabagool, ma viene forse dal dialetto siciliano, non lo so, trasformato in inglese. E qui a New York il dialetto stava unendo. Guardo YouTube in italiano con Carlo. Questo ragazzo si chiama Steven, è innamorato dell'Italia ed ha imparato l'italiano su YouTube. Qual è il tuo canale preferito su YouTube? Piazza Square. Serious? Of course. Wow! What's your favorite video on Piazza Square? It's the one with your two grandmothers talking about how they grew up and the differences from the different parts of Italy. Ha davvero detto che Piazza Square è il suo canale preferito? Caro Steven, mi hai riempito di soddisfazione. Spero tu non l'abbia detto solo per la telecamera. Comunque, con i nostri nuovi amici facciamo una bella passeggiata rilassante, così rilassante che arrivo col fiatone. Perché camminate così velocemente? Perché siamo a New York, si cammina molto velocemente. New York corre sempre, non dorme mai. No, non dorme mai. Quanto costa un Negroni Spritz a New York? Non vuoi saperlo? $14. Da qui in poi non ho più ripreso quasi nulla. Mi stavo divertendo così tanto che ho completamente dimenticato che l'obiettivo era quello di girare un video figo. Italians are everywhere. O forse avevo solo capito che quello più che un obiettivo è un mezzo. Dove ci stai portando? Alla terrazza bellissima in New York. Stefano, Steven ci sta portando su un rooftop dove potremo bere e toccare il cielo. A che piano è? 22esimo piano. Andiamo. Ringrazio i social perché nonostante siano pericolosissimi e bisogna saperli usare altrimenti ti bruciano il cervello, a me hanno permesso di conoscere queste persone splendide che mi hanno fatto sentire a casa anche dall'altro lato del mondo. Sei fildato? Ah, vabbè. Non parlavo esattamente di questo. Tutte le persone adorano la cultura italiana. Amici, che orgoglio essere un italiano nel mondo. Facciamo un saluto in dialetto italo-americano. How you doing? Fai un saluto a tutti gli amanti della cultura italiana nel mondo. Ciao a tutti. That's it.